omicidio Panzieri, fermato in Romania, il presunto killer era fuggito con l'auto del padre. Tenta di suicidarsi dopo un litigio, 50enne salvata dagli agenti della polizia locale di Fano. Policontusioni e morsi a due carabinieri dopo un controllo di un cittadino extracomunitario. L'associazione sindacale insorge, non si possono difendere gli operatori in divisa considerati sacrificabili. Bombaroccio vola a Berlino per presentare al Festival del Cinema Europeo il docufilm di Daniele Ceccarini Siamo qui, siamo vivi, il diario inedito di Alfredo Sarano e della famiglia scampati alla Shoah. Tra poco in collegamento il sindaco Emanuele Petrucci. A Fano parte Estro, un corso gratuito per giovani dai 18 ai 35 anni che vogliono avvicinarsi al mondo dell'impresa digitale in modo creativo. Suona il brano di Mengoni sulla spiaggia di Campofilone e conquista il web con 1,5 milioni di visualizzazioni. Su Fano TV l'intervista al giovane violinista marchigiano Valentino Alessandrini. Mercoledì 22 febbraio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. È stato fermato in Romania Michael Alessandrini, il trentenne pesarese, ricercato da ieri mattina e considerato il presunto assassino di Pierpaolo Panzieri, 27 anni, trovato morto accoltellato nella sua abitazione nel centro storico di Pesaro. L'uomo è incappato in un normale controllo stradale dalla polizia romena ed è stato bloccato. Il servizio di apertura e le interviste sono state curate da Marco Lonigro. Si stringe il cerchio sull'assassino di Pierpaolo Panzieri, il 27enne trovato morto nella sua abitazione in via Ravelli, nei pressi del centro di Pesaro. La vittima, titolare di un'azienda di famiglia a Vallefoglia e grande appassionato di musica, probabilmente conosceva il presunto killer che durante un litigio ha sferrato ben 13 coltellate, di cui una dritta alla giugulare che ne ha provocato la morte. Si tratta di un fatto di cronaca insolito per la città di Pesaro. I cittadini, non indifferenti alla notizia, hanno commentato così ai nostri microfoni. Sono molto addolorata, non sono casi che capitano spesso nella nostra città e quando l'ho letto ieri mi sono dispiaciuta, insomma, non so cosa dire perché non conoscevo il ragazzo, non conoscevo, anche se in città un po' ci si conosce tutti, però speriamo di poter prendere chi ha commesso questo delitto efferato proprio. Si sente meno sicura a fronte di questo fatto? Io sono ottimista, purtroppo mi dispiace molto per loro, però non è che per questo mi nascondo oppure non esco. Ma non credo adesso, per un fatto sarà isolato, penso. Non è che sia, adesso non so le motivazioni, non so cosa, bisogna vedere quale ragione. E non ti nascondo che la sera qualche volta esco, faccio un po' tardi, ho paura. Ma secondo lei Pesaro è una città sicura? Sicurissima, mai successo niente, io ho abitato qua 60 anni, per cui ti assicuro che è una città tranquillissima. Non ha affacciato perché ho avuto l'idea che fosse lui, sai, in pericolo. E poi dall'ambulanza, che invece era venuta per altre cose, ho appreso di questo fatto di sangue. E il padre che conosco mi si è avvicinato piangendo, insomma, drammaticamente. Insomma. Sono rimasto lì alcuni secondi a consolarlo, poi è arrivato un dirigente della polizia e se l'è preso in custodia per, sai, tirarlo su di morale. Tutto qua, insomma. A far scattare l'allarme è stato il fratello Gianmarco, che nella mattinata di martedì non riusciva a mettersi in contatto con la vittima. Da lì a poco l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno dovuto abbattere la porta d'ingresso per recarsi nell'abitazione. Il corpo senza vita di Pierpaolo Panzieri è stato ritrovato in bagno. Le sue mani riportano alcune ferite, segno che la vittima aveva provato in qualche modo a difendersi. Immediato l'intervento del sindaco Matteo Ricci, che tramite i propri account social ha inviato un messaggio di cordoglio. Le indagini hanno preso un'indicazione ben precisa. La squadra mobile di Pesaro e la Procura della Repubblica hanno lavorato per tutta la notte. Nella giornata odierna il presunto killer è stato fermato in Romania. Si tratta di Michael Alessandrini, figlio del titolare di una struttura alberghiera che da tempo è alle prese con problemi psicologici. Il trentenne pesarese aveva tentato la fuga con un'auto di famiglia e nelle prossime ore potrebbero emergere l'arma del delitto e ulteriori dettagli sull'omicidio di via Gavelli a Pesaro.
Gli agenti della polizia locale di Fano hanno salvato una cinquantenne che voleva farla finita. È successo durante l'ultima domenica di Carnevale. Una coppia, composta da un fanese e dalla donna non residente in città, ha iniziato a litigare nei pressi della Liscia. La donna, lanciando il proprio telefono per avere le mani libere, improvvisamente si è aggrappata alla recinzione del porto canale con il tentativo di togliersi la vita. Attirati dai toni accesi della coppia, gli agenti hanno bloccato la donna che opponeva forte resistenza e cercava di gettarsi nel canale. Una volta portata in salvo, è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza che ha trasportato la cinquantenne al pronto soccorso. In tarda serata la donna è stata riaccompagnata nella sua abitazione. Ennesimo grave incidente in servizio. Due carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ancona hanno subito policontusioni, morsi e traumi fisici in occasione del controllo di un trentenne nigeriano all'interno di un bus, sorpreso senza biglietto. Alla vista dei militari ha impedito l'identificazione, tanto da evitare la ripresa del servizio di linea. Lo ha reso noto ieri sera Paolo Petracca, segretario di Un'Arma Marche, l'associazione sindacale Carabinieri. L'extracomunitario, che è poi stato arrestato per resistenza, minaccia e violenza pubblico ufficiale, ha sferrato calci e pugni ai militari che sono finiti al pronto soccorso di Torrette, dove sono stati giudicati guaribili in 5 giorni. I carabinieri in tutta Italia ha commentato Petracca, non possono difendersi in modo adeguato. Eppure, se un carabiniere che viene aggredito mette mano alla pistola d'ordinanza, succede un finimondo. In sintesi, il sistema considera il personale in divisa sacrificabile. E da Monbaroccio a Berlino per presentare il docufilm di Daniele Ceccarini, Siamo qui, siamo vivi. Noi abbiamo adesso in collegamento il sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci. Buonasera sindaco. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, dopo l'anteprima mondiale al Teatro Sperimentale di Pesaro e la proiezione al Cine Festival di Roma, oggi è stata la volta del Festival del Cinema Europeo. Come è andata e chi c'era con lei? È andata molto molto bene, sono molto contento e molto soddisfatto di quello che si è realizzato oggi. Siamo qua al Cine Festival di Berlino a rappresentare il nostro territorio, a rappresentare la nostra realtà. C'era con me tutta la compagine che mi ha seguito a Tel Aviv, tutta la compagine che mi ha seguito a Roma, ma oggi c'era un elemento in più. C'era tutta la realtà tedesca, quindi la famiglia Heller con tutti i suoi familiari, protagonisti poi della vicenda svolta a Serbia Tossante durante il periodo nazifascista. Quindi orgogliosi di quello che abbiamo presentato oggi, emozionante, ed è un percorso veramente in crescita, passando per Pesaro, per via Roma, raggiungere Berlino in mezzo Israele ci rende veramente d'orgoglio, in particolare una piccola comunità come la nostra che riesce a fare tanti chilometri grazie alla cultura e grazie alla memoria. Brevemente, sindaco, vogliamo ricordare ai nostri telespettatori di che cosa tratta il documentario. Il documentario tratta della vita della famiglia Sarano, una famiglia che è fuggita da Milano salvando 14.000 vite delle liste ebraiche dentro i documenti dell'anagrafe milanese per fuggire al santuario del Beato Sante, laddove la stessa famiglia si salvò grazie a disobbedire ad un ordine da parte dell'ufficiale Eder, un ufficiale tedesco di 20 anni che, accortosi della presenza di ebrei all'interno del santuario, non ne denunciò la presenza e pertanto salvò non solo le loro vite ma quella di altre 300 persone, e facendo sì anche che si salvò il santuario stesso, che poteva essere, come quello di Monte Cassino, oggetto di distruzione. Ecco, quali sono allora i prossimi obiettivi? I prossimi obiettivi sono Cannes a maggio, e poi speriamo di trovare le risorse, stiamo lavorando in tal senso, per realizzare un primo film di importanza nazionale e internazionale legata non solo a Monbaroccio, non solo al territorio, ma a tutta la provincia di Pesaro Urbino e alla regione Marche, dove la cultura e la memoria possono diventare anche volano di turismo ed economia.
Bene, grazie Sindaco per questo collegamento. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale nella Casa della Salute a Montecchio di Vallefoglia. Dal 1 marzo verrà riattivato parzialmente il servizio di guardia medica. Vista la grave carenza di personale medico, ha precisato il sindaco Palmiro Occhielli, la riattivazione del servizio al momento verrà assicurata dal venerdì sera al lunedì mattina, negli orari che potete vedere in questo cartello. Il recapito telefonico del servizio è 0721 42 48 28. Invece il Comune di San Costanzo si apre alle famiglie con un importante progetto di sostegno e di promozione della genitorialità, richiamando gli adulti a confrontarsi su questo tema. Si tratta di 4 appuntamenti per 4 mesi in cui i professionisti psicologi tesseranno le trame per avvicinare generazioni che sembrano lontane e parlare linguaggi diversi. Il primo incontro si terrà venerdì 24 febbraio ed è intitolato La famiglia, stessi valori ma struttura in cambiamento, a cura di Giunone, associazione di promozione sociale di Fano. E partirà proprio a Fano dal prossimo 13 marzo un corso gratuito dedicato ai giovani dai 18 ai 35 anni che vogliono avvicinarsi al mondo dell'impresa digitale. L'appuntamento si svolgerà nella sede della Digital Smart in zona Codma a Rosciano, ma sentiamo di che cosa si tratta nelle prossime interviste. Estro è il nome del progetto gratuito che partirà a breve a Fano, che mira a fornire a ragazzi le competenze necessarie e opportunità per entrare nel mondo del mercato digitale. Di che cosa si tratta? Il progetto Estro è un corso di formazione completamente gratuito per i ragazzi dai 18 ai 35 anni e che vogliono avvicinarsi al mondo dell'impresa digitale, soprattutto in maniera anche un po' creativa. Quindi abbiamo aggiunto anche la parte influencer e gamer, che può essere quella che è più accattivante per i più giovani, che però sia l'influencer che il gamer, sappiamo bene, è comunque sia un imprenditore digitale e come tale ha bisogno delle basi e ha bisogno delle competenze. Il nostro percorso di formazione mira a portarli da un'idea fino alla creazione dell'impresa stessa e quindi è un affiancamento che si basa su dei seminari e poi delle consulenze individuali dove la persona viene affiancata da dei professionisti e a seconda della propria idea di business riesce poi effettivamente a svilupparla. Per iscriversi si può farlo tramite il sito www.progettoestro.it andando nella pagina del corso di formazione di Fano Influencer Gamer Impresa Digitale oppure tramite il sito www.digitalsmart.eu, anche lì andando nella pagina del corso Influencer Gamer Impresa Digitale. Assessore, un'importante opportunità per tanti e tante giovani sul tema del digitale. Sono opportunità e le opportunità vanno colte e vanno colte adesso, quindi invito tutte le persone, tutti i ragazzi che sono nell'età per usufruire di questi corsi, di questa opportunità, a segnarsi e a partecipare, perché sono dei corsi gratuiti di formazione che danno anzitutto una prima formazione base su quello che è il marketing e il business, ma poi aiutano a sviluppare la propria idea legata al digitale. Non solo sono gratuiti, ma a fine corso viene anche riconosciuto 400 euro a ogni partecipante che può impiegare come preferisce, può fare qualsiasi cosa con questi 400 euro, meglio se magari investe nella sua attività. Non solo, siccome la regione a breve uscirà con il bando creazione d'impresa, chi fa questi corsi poi aiuterà i giovani che hanno partecipato al corso a strutturare la domanda per il bando di creazione d'impresa, se hanno una domanda da fare, quindi è veramente un'opportunità, quindi approfittatene e se il comune non dà massima visibilità a queste opportunità non fa il suo dovere, quindi da assessore cerco di spronare, di dire dite ai vostri figli, parenti o voi stessi, iscrivetevi. Alla Memo di Fano nei giorni scorsi è stato presentato il progetto Memobile, un carrello con 25 computer finanziato dall'azienda Techfem che per 2 ore settimanali farà tappa nelle 3 scuole medie della città. Sentiamo.
Bemobile è un progetto che è nato dalle esigenze raccolte dal Comune di Fano, in particolare dall'assessorato ai servizi educativi alle biblioteche, che Tecfem ha semplicemente appoggiato, ascoltato e ha capito che sarebbe stato molto, molto importante e comunque allineato nelle iniziative di sostenibilità che l'azienda promuove sul territorio. Quindi un progetto dedicato ai giovani, all'educazione civica digitale, quindi allo sviluppo delle capacità e della cultura nell'utilizzo degli strumenti e delle fonti web e social, che è molto importante curare sin da giovani, quindi dare i giusti mezzi, strumenti e linee guida ai ragazzi per poter essere dei cittadini digitali, nativi lo sono, ma digitali consapevoli. Andando nella concretezza, si tratta di una dotazione hardware che l'azienda ha fornito tramite appunto l'Art Bonus al comune, e sostanzialmente si tratta di un set di computer portatili inseriti all'interno di un carrellone bello attrezzato per gli spostamenti, che viene quindi trasferito dalla Memo alle varie scuole medie della città, e quindi consente di arrivare direttamente nelle aule con una dotazione hardware e software anche, e non solo di PC ma anche di kit per il coding, per la programmazione, quindi per oggetti con i quali viene trasferita quindi una certi skill ai ragazzi per l'utilizzo di questi strumenti digitali. E adesso guardate questa fotografia che vi mandiamo in onda, perché ci è arrivata oggi pomeriggio da parte di un nostro reporter di strada una segnalazione di decine di pezzi di formaggio confezionato abbandonati vicino ai cassonetti della spazzatura dietro alla Coop di Lucrezia. Purtroppo però dalla foto non riusciamo a vedere se i prodotti siano scaduti. E ora passiamo alla musica con il violinista marchigiano Valentino Alessandrini, che con l'ultimo brano di Mengoni ha suonato sulla spiaggia di Campofilone e ha conquistato il web con 1,5 milioni di visualizzazioni. L'ho intervistato per noi Simona Zonghetti. Vanta milioni di visualizzazioni sui suoi principali canali social e più di 100.000 follower. Lui è Valentino Alessandrini, giovane violinista, compositore e produttore marchigiano che sta spopolando sul web unendo musica e natura. A 29 anni, laureato in violino al Conservatorio Rossini di Pesaro, ha raggiunto la bellezza di 1,5 milioni di visualizzazioni in pochi giorni per l'ultimo video, nel quale si esibisce interpretando Due vite, l'ultimo successo di Marco Mengoni, vincitore di Sanremo. Circa 60.000 like ottenuti con oltre 23.000 condivisioni. Valentino, dove è stato girato il video e quando è nata l'idea di esibirti in mezzo alla natura? Il video è stato realizzato la scorsa settimana. E è stato girato a Marina di Campofilone, nelle Marche ovviamente, io sono marchigiano, e fa parte del mio progetto musicale che si chiama Violin Covers, che sono tutti questi brani moderni arrangiati e suonati da me al violino. Quindi l'arrangiamento sia della base musicale sia del mio strumento è stato fatto da me, e questo progetto appunto è nato per sensibilizzare i giovani, ma le persone in generale, alla musica e al mio strumento, e faccio quindi tutti questi video nei posti più belli delle Marche, perché io sono molto legato alla mia regione, e poi li carico sui miei social network. Chi gli ha trasmesso questa passione per la musica e in particolare per il violino? Io mi sono appassionato alla musica da giovane, da molto giovane, avevo circa 6 anni. Ero innamorato del cartone animato della Walt Disney, Gli Aristogatti, dove ci sono tutti questi gatti randagi che suonano il jazz. E così i miei genitori hanno iniziato a regalarmi degli strumentini musicali giocattolo della Buontempi, e collezionavo tutti questi strumenti. Avevo la tastiera,
la tromba, il sassofono, però questo marchio non aveva, diciamo, un violino, quindi non produceva un violino giocattolo, così che i miei genitori decisero di regalarmi un violino vero, ovviamente misura da bambino perché ero molto piccolo, e da lì mi sono avvicinato, ecco, a questo strumento. Dagli studi alla professione, qual è il suo lavoro e quali sono i progetti per l'anno in corso? Allora, il mio lavoro principalmente è quello, appunto, di fare eventi pubblici e privati, appunto eventi musicali e concerti. Poi, oltre a questo, diciamo, di contorno faccio anche altre cose, come per esempio il professore di violino alle scuole medie, e poi ho uno studio di registrazione dove faccio, appunto, arrangiamenti, composizioni, mixing, mastering e registrazioni, però ecco, il mio lavoro principale comunque rimane sempre quello, appunto, degli eventi che faccio generalmente un po' in tutta Italia e a volte anche all'estero. In questi primi mesi dell'anno, ha proseguito Valentino, pubblicherò altri video musicali, poi da aprile inizierà la serie di eventi. C'è un brano, un video che lei ha realizzato, cui è particolarmente affezionato? Il mio cavallo di battaglia, tra virgolette, è Something Just Like This dei Coldplay, che è un brano che è andato anche molto bene sui social, e amo particolarmente quel brano, amo particolarmente i Coldplay, quindi è un po' il mio portafortuna, ecco, quindi sicuramente quello, Something Just Like This. Ci salutiamo con quel video. E complimenti a Valentino. E vi ricordo che lunedì prossimo a Primo Cittadino sarà ospite il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini. In questo cartello trovate tutti i recapiti per intervenire in diretta oppure inviare messaggi di testo brevi su WhatsApp. E subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire un breve speciale dedicato al docufilm dal titolo Doveva essere una festa, in ricordo per le vittime della strage di Corinaldo. Con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione invece torna domani mattina alle ore 7 con la lettura dei quotidiani. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.